Radio Radicale, siamo con l'onorevole Trizzino, del gruppo Misto per parlare delle proposte di legge sul fine vita. Allora, voi siete impegnati da, penso, mercoledì sull'esame delle proposte di legge che mirano a recepire il pronunciamento della Corte Costituzionale sul fine vita. Mercoledì c'è stata l'illustrazione degli emendamenti, il parere da parte del relatore e poi si è passato ieri sera al voto. Allora, a che punto siete e soprattutto insomma, se al di là del primo tentativo di fare ostruzionismo le cose si stanno muovendo? Ieri sera è iniziato il percorso di approvazione del testo base con tutte le difficoltà che questo sta comportando già fin dalle prime battute, i rinvii incomprensibili che ci sono stati, che ormai durano da quasi 3 anni. E dopo un mio pressante diciamo, intervento in aula costante ogni giorno, sul tema, appunto, chiedendo conto del perché questo ritardo ancora imperversi in commissione e di conseguenza si ribalti sul ritardo dell'incardinamento in discussione in aula, forse un po' anche per dare soddisfazione a chi sta continuamente a chiedere conto, è stato aperto ieri il voto su alcuni emendamenti comunque dichiarati inammissibili e che pertanto non potranno essere, diciamo, ammessi dai relatori, i quali, confermo, hanno dato parere su tutto il contenuto dei 9 articoli. L'ha fatto Bazzoli, no? Credo. Bazzoli, sì, è Provenza che ha preso il mio posto di relatore. Perché l'hanno sostituita? Ma perché io avevo lasciato il Movimento 5 Stelle, Ah, solo per quello? ma io credo che ci siano anche ragioni di equilibri politici e quindi, venendo meno la mia appartenenza al Movimento 5 Stelle, era necessario bilanciare in commissione, ecco, dare un equilibrio e pertanto, anche se la consuetudine in genere è quella di lasciare i relatori, ma in questo caso è stato deciso di fare in questo modo. Pertanto, tornando alla questione, ieri si è iniziato a votare su alcuni emendamenti, ecco, che non erano comunque stati ritenuti ammissibili dai relatori. Credo che sia una votazione di forma, no? Ieri, non certo di sostanza, perché ieri sono sì, iniziate le prime avvisaglie di quello che sarà il percorso molto complicato nei prossimi giorni. Proprio perché alcuni partiti si arroccano su posizioni preconcette, quali la indisponibilità sempre dell'esistenza umana, e quindi sostanzialmente sono contrari a tutta l'impalcatura del disegno di legge e al concetto proprio della possibilità che si possa ricorrere a questa procedura della morte volontaria assistita, negando addirittura alcuni il fatto che l'articolo 580 sia stato ritenuto, ecco, dalla Corte Costituzionale non più applicabile, quindi modificato con la sentenza che conosciamo del 2019. Questo è una prima schermaglia, diciamo, in cui abbiamo cominciato a capire quale sarà l'arma che sarà utilizzata da alcuni di questi partiti e anche da alcuni componenti della Commissione che si appellano a posizioni, diciamo, di difesa della categoria professionale sanitaria, non ricordando che è proprio la categoria professionale dei medici, degli infermieri, di chi sta accanto al malato che, osservando quelle sofferenze indicibili, deve prenderne atto e deve trovare le soluzioni che non sempre sono poi condivise dal malato, il quale può decidere liberamente di non fruire di quel tipo di assistenza, anche se estrema, e può decidere liberamente, qualora le condizioni siano coerenti con quanto previsto dalla Corte, di chiedere la morte volontaria medicalmente assistita. Abbiamo preferito chiamarla in questo modo e non suicidio assistito, ma il senso è proprio quello. Non stiamo affrontando in questo testo il tema dell'eutanasia.
Ok, quindi il referendum è salvo comunque. Il referendum sarà salvo se la Corte Costituzionale lo considererà ammissibile e credo che nei prossimi giorni avremo la sentenza, la comunicazione da parte della Corte. Dicevo salvo dall'intervento legislativo che state facendo Ah sì, adesso. certo, perché questo è centrato soltanto sulla modifica del 580, che è l'articolo precedente, quindi chi aiuta la persona al Senta, suicidio. la prossima settimana è decisiva per l'approdo in aula. Quando era il 22? Il 22 è previsto, ma già era stata calendarizzata ben 3 volte in aula e poi ovviamente per l'inerzia delle commissioni non è riuscita ad essere inserita nel programma d'aula. Adesso è stabilito che il 22 dovrebbe iniziare l'iter in aula, il che presuppone che questa settimana dovrebbe La essere prossima settimana. centrale, questa che viene, per chiudere il pacchetto degli emendamenti, l'approvazione e quindi un testo definitivo da parte dei relatori che, sentendo, raccogliendo un po' tutte le posizioni dei partiti, possono elaborare un. Cioè, chi andrà oltranza secondo lei oppure. Io me lo auguro. Perché altrimenti i presidenti saranno costretti a dover esercitare una contrazione dei tempi e di conseguenza si farà il gioco di quello che alcuni partiti vogliono, cioè poter dimostrare e dichiarare che è stata contenuta e contratta la discussione, di conseguenza si sono dovute necessariamente osservare le regole della votazione a maggioranza. Ieri abbiamo avuto certezza che esiste una maggioranza in commissione. Senta, 6 emendamenti soltanto mi sembra siano stati votati Soltanto ieri su un complesso di quanti? quasi 400, di cui soltanto 100 sono stati accantonati, che nel gergo parlamentare vuol dire sono stati messi da parte per poter essere poi esaminati. Tutti gli altri sono considerati non ammissibili. Va bene, allora ci risentiremo meglio la prossima settimana per fare un po' il punto, Volentieri. per vedere se ci sarà la possibilità di un approdo in aula. Volentieri. Intanto ringrazio l'onorevole Trizzino del Grazie. gruppo misto, grazie.